Ciao a tutti. Allora, un altro cambiamento passato quasi radicale, diciamo, perché oggi ho fatto la pazzia di andarmi a tagliare i capelli corti. Praticamente sono corti. Adesso non so di qua se rende la cortezza dei capelli, mentre qui ho fatto questo asimmetrico, che ho fatto, l'ha fatto la parrucchiera. Anzi, già che ci sono, vi faccio vedere la foto che io le ho fatto vedere, perché ragazze mie, è la prima volta in 36 anni che qualcuno, diciamo, che segue, sì, no, diciamo, cioè, segue praticamente quello che dico io. Adesso non è identico, ovviamente, poi chiaramente lei è anche bionda, però io le ho fatto vedere questo taglio qua, perché sono andata proprio con l'idea precisa di avere un taglio asimmetrico. Lo volevo molto più lungo da questa parte e più corto di qua. Vi dico che alla luce di adesso, a distanza di qualche ora, l'avrei anche accorciato di più, ma vedremo, magari più là, se la cosa mi piace, cosa che sospetto molto, potrei pensare appunto di farlo ancora più corta la cosa da questa parte, magari d'estate soprattutto. Quindi, perché ho fatto questa cosa? Perché i miei capelli da lunghi, nonostante abbia cercato in tutti i modi, e adesso ne parliamo, di farli allungare, non mi piacciono. Cioè, mi piacciono i capelli lunghi, sono i miei capelli lunghi che non mi piacciono, perché hanno bisogno di essere per forza, cioè, o lisciati, o arricciati, o fatti mossi, insomma, di farci qualcosa, perché asciugati naturali con il capello lungo non mi piacciono. Lisci non mi piacciono, mi piacciono forse 10, cioè mezza giornata, poi no. No, non fa per me. Allora, ho avuto questo flash, perché in passato ho provato a farlo, però non mai da un lato solo. Cercavo di farmelo fare da entrambi i lati. Invece ho pensato di provare appunto a farlo così. Ho visto questa foto, mi è piaciuto, ho detto io ci provo. Poi io le cose le penso e le faccio, perché oggi è lunedì e sono andata da un parrucchiere da cui sono già stata altre volte, mi sono trovata comunque sempre, devo dire, bene. Oggi in particolar modo, che sono aperti anche lunedì, perché sono dentro un centro commerciale. Per chi fosse di Bologna, sono dentro il centro borgo King 2, King 57.2, una cosa del genere. Comunque, un unico parrucchiere che c'è dentro il centro borgo. E appunto sono andata a tagliarli lì. Tra l'altro, ogni volta che sono andata lì, sempre ho avuto parrucchieri diversi, mi sono sempre trovata bene, cioè non sono mai uscita con degli scempi, ecco, perlomeno quello sì. Tra l'altro mi è piaciuta moltissimo anche la piega che mi ha fatto questa ragazza, perché non è una piega di quelle che sembrate appunto uscita dal parrucchiere, che è una cosa, cioè, in ordine, ma che non sembrate appunto appena uscita dal parrucchiere. E ma questa è un'affermazione che ho fatto anche altre volte, prima di asciugarli, che i capelli erano già un bel po' asciutti, perché ci ha messo un bel po' a tagliarli, mi piacevano già. Mi fa ben sperare questa cosa per l'estate, però veramente mi piace tantissimo, mi piace da morire. E già penso a come acconciarli, perché io sono mi piace acconciarli, però non voglio neanche star lì a morire. Ora, io, siccome da un po' che non la faccio vedere, ma non ho mai smesso di usarla, risulta solo un po' scomoda quando avete i capelli lunghi, ma devo assolutamente farla rivedere. Scusate, ci sono i miei capelli sopra, vabbè. Questa qui, per me questa è la svolta, la svolta. Qualche volta, se riesco, in questi giorni appena faccio lo shampoo, li acconcio con voi, li faccio con voi per la prima volta con questa. Però devo fare il video con il cellulare, perché con la reflex sarebbe un casino per posizionarla. Ma vi giuro, vi faccio vedere come la uso. E con questa lunghezza di capelli, ragazze, questa è la salvezza, perché in 5 minuti vi fate una piega come se fosse uscito dal parrucchiere. Quindi io veramente ve la straconsiglio. Questa è della Roventa, Forelitto. Io questa che ho comprato aveva soltanto una spazzola, ma esiste la versione della Babyliss, ci sono varie versioni comunque, che ha due dimensioni. Vi dico, io ho preso questa perché tanto sapevo, avendola già avuta, che mi trovo bene appunto con questa dimensione. Le dimensioni più piccole non vanno bene per me. Quindi ho preso questa, l'ho pagata sui 30 euro tipo, comunque sono tutte uguali alla fine, perché hanno due pulsanti, cioè, pulsante qua di accensione,
è questo qua che fa, la fa ruotare in un senso o nell'altro. Mi piace perché vi lascia i capelli morbidi. Cioè, per esempio, questo taglio io liscio, proprio liscio liscio. Non lo so, magari qualche volta lo farò per cambiare, però non mi fa impazzire. Il taglio è proprio liscio con la piastra, così. Mi piace proprio che abbia un pochino di movimento e questo vi aiuta perché toglie il crespo, ve li lucida e vi fa questo effetto mosso. No, però veramente vi dico, ci provo a fare il video quando faccio la piega con con questa spazzola, così vi faccio vedere quanto è facile da usare, specialmente con i capelli corti. C'è un video in cui in passato l'ho già usata, però adesso sono anche molto più pratica, quindi magari vi posso dare qualche consiglio in più. Dimenticavo, il rossetto che ho da stamattina non ho ritoccato, perché adesso sono le 3:30, quindi comunque insomma, ed è in My Birthday Suite di Mulac, e ci ho già mangiato, risotto. Velocemente, i miei prodotti per capelli al momento sono questi. Ho appena finito, questo c'è sull'ultima dose, questo shampoo e balsamo di questa linea che amo follemente, continuerò a comprarla per sempre. Ma mi sto trovando veramente benissimo anche con questi, che sono della Bed Head, scusate, la marca TG, la linea Bed Head. E mi piacciono molto perché li trovo molto leggeri, districanti. Tra l'altro, il balsamo ne basta poco. Io ne ho usata troppa all'inizio, adesso potrò farne ancora meno. Rendono i capelli molto elastici e leggeri. Quindi, secondo me, questo deve essere uno shampoo e un balsamo fantastico per chi ha capelli ricci, capelli sottili. Qua cos'è che dice? Shampoo illuminante ad alto numero di ottani, addirittura, per capelli opachi e senza vitalità. Bah, sulla lucidità non ho problemi di solito perché sa, con la tinta, insomma, devo dire che i capelli sembrano abbastanza lucidi. Però io mi sento di dirvi appunto questo, cioè io li trovo leggeri, quindi i capelli risultano anche voluminosi in un certo senso. Adesso nel mio caso con il capello abbastanza medio grosso e crespo, però comunque basta spazzolarlo appunto con questo tipo di spazzola e risolvo. Poi, che altro vi volevo dire? Ah, no, l'ultima cosa di questo video, andrò velocemente perché in realtà non è che abbia moltissimo da dire, però vabbè, mi ero messa la schermata del sito per non dimenticarmi nulla, perché finalmente dopo 3 mesi ho finito questi, i Jelly Bear Hair. Che cosa sono? Ne ho conservato uno per farvelo vedere. Sono gli orsetti gommosi che dovrebbero servire appunto per far crescere i capelli. Allora, mi ha contattato il sito diversi mesi fa, ormai circa 3 mesi e mezzo fa, proponendomi la collaborazione. Allora, io ho visto il sito, mi ha incuriosito tantissimo, ne avevo sentito parlare, anche se la marca più famosa credo si chiami Sugar Beer Hair. Ha dato un'occhiata al sito e io ho risposto in tutta sincerità all'azienda, ho detto io li provo volentieri, anzi molto volentieri. In passato ho fatto altri video in cui facevo vedere il prima e il dopo tanti mesi di trattamento. Però, sinceramente, ho detto accetto la collaborazione, ma se mi fate fare almeno 3 mesi di trattamento, perché mandarmi una confezione di un mese non avrei concluso niente. Io durante il primo mese comunque ho tagliato i capelli, per chi si ricorda, però a onor del vero li ho tagliati proprio all'inizio, dopodiché non li ho più tagliati. E che vi devo dire? Allora, innanzitutto, l'unico aspetto positivo che io trovo di questa cosa è l'idea, ovvero il fatto di non avere dei pilloloni così, perché io ero ancora traumatizzata dall'MSM Air Formula, che erano enormi e mi rimanevano qui. Quindi il fatto di essere in questa forma così risulta molto comoda, nel senso la masticate un attimo. L'idea. Il problema qual è? Il sapore non è male, perché non è male, solo che tutti i santi giorni, se ne mangiano due al giorno di questi, e dentro una confezione ce ne sono 60, quindi ogni confezione è un mese di trattamento, e tutti i giorni sti cosi mi stava venendo una nausea, infatti non riesco più a sentire l'odore. Sanno di orsetti gommosi, ma dovendo pensare di mangiare tutti i santi giorni orsetti gommosi, non lo so, a me è venuta la nausea.
A parte questo, intanto vi dico cosa contiene. Diciamo che l'elemento principale dovrebbe essere la biotina, perché qui dice 500% di biotina rispetto alla, se mi ricordo bene, alla dose giornaliera, ecco, quindi appunto dovrebbe aiutarvi nella dose di biotina. Ah, contengono 3 calorie ciascuno, da quel punto di vista, vabbè, ma lo zucchero c'è comunque, quindi c'è un altro, diciamo, tipo di problema in certo senso, vabbè. Allora, ecco, contiene il 500% della dose giornaliera raccomandata di biotina, ma anche altri 12 ingredienti che si prenderanno cura dei tuoi capelli. Il 100% di dose raccomandata di rame, che proteggerà il colore e la lucentezza dei tuoi capelli. Vabbè, se ce l'avete naturali, ma nel mio caso non serve. Sono vitamine per i capelli che hanno un effetto benefico sulla loro condizione generale. Ogni ingrediente contiene almeno il 100% del requisito giornaliero. Vediamo se dice. Ecco, allora, 200% di niacina che aiuta a mantenere la pelle sana. Non ho notato effetti particolari da quel punto di vista. Il 200% di vitamina E che aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. Il 100% di zinco che aiuta a mantenere i capelli sani. Il 100% di selenio che aiuta a mantenere i capelli sani. Di rame, che ho già detto. Vitamina A, aiuta a mantenere la pelle sana anche questa. Allora, il discorso è questo. Io ho fatto la foto all'inizio e alla fine, prima di tagliare i capelli, ovviamente, il che fa ridere, no? Ma come, ti fai 3 mesi di cose e poi ti tagli i capelli corti? Vabbè, io già lo sospettavo, perché ovviamente me ne accorgo, ma me ne accorgo a parte la lunghezza di qua, ma soprattutto me ne accorgo della crescita dei capelli bianchi, perché se accelerasse sul serio, io lo vedrei subito, ma subito. Io poi li tingo anche abbastanza spesso, nel senso, io quando vedo un determinato tipo di ricrescita li devo già tingere. Io non solo non avevo notato granché, mi ha dato la conferma ovviamente quando ho fatto la foto. Mi sono fatta fare la foto dietro, poi vi metterò ovviamente qui il prima e il dopo. Non ho visto assolutamente niente, ma addirittura dalle foto sembra quasi non si siano mossi. O meglio, mettendoci in mezzo il fatto che l'avevo tagliati un po', secondo me ho avuto la crescita naturale mia, niente di più, niente di meno. In più, e questo è l'aspetto secondo me negativo, e adesso, ne aspetto la prova, la conferma, adesso che ho smesso, ho avuto l'impressione che in questi mesi le unghie zero, ma sapete che significa zero? Una lente, cioè mi crescevano, ma di un lento allucinante. Tanto che io per mesi non ho più messo lo smalto. Poi mi si sono allungate leggermente, mi si sono rotte piano piano e adesso mi ritrovo di nuovo a zero, ma con una lentezza. Ma quello, ecco, quello proprio lo noto proprio. Quindi, che vi devo dire? Io, bah, penso che per un bel po' non voglio sapere di, come dire, di integratori per capelli. Forse, se dovessi riuscire, potrei pensare di rifare, ricominciare quella cosa dell'aceto di mele e il miele. Per chi non sapesse, basta cercare su Google aceto di mele e miele. È un sistema che appunto promette di far allungare i capelli, perché io vi posso dire, per quel breve periodo che l'ho fatto, una ventina di giorni, io avevo visto dei risultati. Ma comunque adesso non mi interessa far allungare i capelli, quindi per ora sto bene così. No, però quello aveva anche altri diciamo benefici oltre a quello dei capelli, e quindi questo. Basta, spero di avervi accontentato, cioè di avervi tenuto compagnia, accontentato di che. Spero vi piaccia il mio taglio di capelli. Ne avevo bisogno, mi dispiace forse che non faccia molto contrasto e quindi non si veda benissimo. Eventualmente, se poi vedo dal PC che non si vede bene, mi metto la foto del taglio. Ogni cambiamento non è mai totale se non, la donna non si taglia i capelli, sempre così. Ciao.